Uno strumento che mantiene accese le luci sulle attività per crescere attraverso partnership e collaborazioni. E Pescara Vive in Rete, un progetto di social marketplace nato durante il lockdown per offrire un supporto concreto alle attività, trasformando un momento critico in un'opportunità. Laura Bevilacqua insieme a Marco Canale è l'ideatrice di questo progetto, ma ci racconta come nasce, perché quali sono le motivazioni. Ma Pescara Vive in Rete è un progetto che nasce in pieno lockdown da un confronto con i colleghi e soprattutto con Marco Canale del negozio Mai Abbigliamento in via Nicola Fabrizi. Lo scopo fin da subito è stato quello di tenere accese le luci sulle vetrine dei negozi che in quel momento erano chiusi, con effetti economici e psicologici davvero disastrosi. In tutta sincerità avremmo potuto affrontare questa situazione anche da soli, ma con la nostra squadra ci siamo fermati, abbiamo analizzato tutti gli aspetti, tutte le opportunità ed abbiamo pensato che uniti per tutti si sarebbero potuti ottenere gli obiettivi molto più importanti. Analizzando questa situazione ci siamo resi conto che si stava chiudendo un'epoca, era in atto un cambiamento dopo del quale nulla avrebbe potuto essere così come prima del lockdown e mantenere gli stessi comportamenti potrebbe aver significato andare contro un muro con effetti disastrosi. Quindi abbiamo cercato di unire le forze e mettere a disposizione di tutti uno strumento che permettesse di andare online e vendere senza però disperdersi nel mare degli operatori, ma facendo gruppo e mantenendo soprattutto forte per ognuno di loro la propria identità commerciale e territoriale. E infatti il nome è emblematico, Pescara Vive in Rete, ma cosa si intende per rete? Solamente il web? No, per noi rete ha tanti significati. Intanto si rifà proprio al nome della nostra città, ai pescatori che usano questo strumento antico nelle loro attività, ai pastori che usano la rete per proteggere i propri greggi, ma anche all'unione che caratterizza i partecipanti a questo progetto. E soprattutto ci garantisce la possibilità di non disperderci e di avere una visibilità maggiore, perché c'è anche una sorta di pubblicità di rimbalzo e di visibilità che aumenta immediatamente nella piattaforma. Consideri che solo nelle prime settimane noi abbiamo avuto oltre 138.000 visualizzazioni in 23 paesi del mondo, quindi questa piattaforma nasce con un'identità territoriale, ma è fin da subito aperta al mercato delle vendite internazionali. Anche Carlo del Gran Mastro appartiene a questa bellissima squadra di organizzatori, ma noi vogliamo saperne di più. Quali sono i punti di forza di questo progetto? Cosa lo contraddistingue dalle altre semplici piattaforme di marketplace? Allora, la prima cosa che lo contraddistingue è che su Pescara non esisteva una piattaforma di marketplace per cui crediamo di avere fatto una cosa nuova per Pescara. Chiaramente le piattaforme di marketplace esistono in tante altre città, Pescara ne era sprovvista. Chiaramente il punto fondamentale che però distingue, crediamo, il nostro marketplace rispetto a tanti altri è quello di mantenere una coesione tra il web e la vita reale del nostro mercato commerciale, quindi del mercato locale di Pescara o abruzzese, in modo che ci siano veramente dei collegamenti diretti tra chi vende una cosa e chi compra un'altra cosa. L'idea, come ha detto Laura, nasce in un momento in cui tutti eravamo assolutamente chiusi, bloccati in lockdown, preoccupatissimi, con preoccupazioni anche psicologiche. Quindi c'era bisogno di una squadra e di qualcuno che potesse mettere a disposizione di tutti quanti noi, amici, commercianti, colleghi, uno strumento facile da usare, poco costoso, e questo lo voglio sottolineare, rispetto a tantissimi altri marketplace, il nostro è veramente economico, facile da usare ed è uno strumento immediato che tutti quanti possono usare, potevano usare soprattutto nel momento della chiusura totale del lockdown per tenere un minimo vive le loro attività. Abbiamo scelto di farlo noi perché all'interno del nostro
della nostra attività e della nostra società, abbiamo delle competenze tecniche specifiche per cui ci era più facile crearlo, gestirlo e seguirlo. Io in particolare mi occupo di un pezzo dell'aspetto tecnico e dell'assistenza e della formazione dei miei colleghi. Noi abbiamo appunto un punto di riferimento per tutti, fisico, reale, siamo qui, io sono a disposizione, molti miei colleghi mi chiamano nel caso di necessità, io li aiuto o da remoto o vado addirittura nelle loro attività per cercare di dare consigli e cercare di aiutarli nel caso ci fossero piccoli problemi, ma difficilmente ce ne sono perché la piattaforma è veramente intuitiva e di facile utilizzo. Comunque sia, garantiamo la formazione a tutti coloro che volessero salire a bordo con noi almeno nei primi giorni e manteniamo l'assistenza chiaramente sempre. Un altro punto di forza è che comunque, come state vedendo oggi, ci interessa comunicare all'esterno che esiste questo nuovo metodo di vendita, almeno per la città di Pescara. Ripeto, non è una cosa nuova, ma è una cosa che comunque qui non esisteva e difficilmente esiste anche sull'Abruzzo, almeno dalle notizie che noi abbiamo. Tanto che Pescara Vive in Rete nasce per la città di Pescara, ma nel futuro sarà sviluppato per tutto il territorio abruzzese, perché ci piacerebbe che questo messaggio possa arrivare anche all'interno dell'Abruzzo, paesini sperduti, dove magari un operatore economico non ha la forza di crearsi un proprio e-commerce spendendo diverse migliaia di euro e mettendosi in rete senza sapere che tipo di risultati ha. La nostra piattaforma è anche una vetrina, perché io appena entro, il cliente appena entra su Pescara Vive in Rete vedrà una serie di negozi, quindi un altro punto di forza è che il cliente di Sabrina potrà vedere tranquillamente il negozio di Ottica Barberini o potrà vedere il negozio di Studio Ufficio di Buffetti, e questa unione fa la forza. Questo è veramente uno dei punti di forza di questo marketplace. Davide è lo sviluppatore pratico di questa piattaforma, che si contraddistingue soprattutto per una facilità di utilizzo sia per chi acquista ma anche per chi vende. Sì, decisamente. È stato il primo obiettivo che ci siamo posti quando mi hanno sottoposto questa idea. La parte difficile è stata appunto realizzarla non solo nel breve tempo, ma anche includere tutti questi aspetti, quali la comunicazione con appunto i punti vendita o le attività produttive presenti, e anche il fatto di dover creare un luogo non luogo dove l'eterogeneità delle attività potessero avere una propria casa, quindi creare degli spazi in cui dall'abbigliamento all'enogastronomia all'ottica, alla gioielleria e anche attività produttive di altro genere potessero proporsi sia come immagine di azienda, di negozio, di attività commerciale o produttiva, sia proporre i propri prodotti e nello stesso tempo creare identità, creare unicità di comunicazione. Questo è stato l'aspetto principale. La mia ispirazione dal punto di vista della creazione fisica della piattaforma, io la chiamo così perché il marketplace in realtà ha una caratteristica, quella di accentrare la vendita. In questo caso invece non c'è un accentramento della vendita, c'è una separazione delle attività economiche che però fanno gruppo verso il pubblico, per cui l'attività comunica direttamente con i clienti, ma ha la possibilità di far parte di un gruppo dove l'aspetto che passa è quello dell'identità unica. Io mi ispiro sempre a Google, alla pagina bianca di Google, che è la cosa più semplice da utilizzare. Ecco, io non uso artifici artistici, i miei lavori sono sempre molto diretti ed è quello che mi è stato chiesto ed è quello che io ho realizzato. Penso di aver fatto un buon lavoro all'inizio, anche se molto in fretta, perché con il lockdown in corso si doveva correre ed essere presenti, formare le persone. Carlo ha fatto un grande lavoro
ecco, rendere fruibile sia a chi doveva immettere prodotti e la propria immagine, sia a chi doveva utilizzarli. Marco Canale ha aderito con grande entusiasmo a questo progetto, ma cos'è che l'ha convinta, cos'è che l'ha più colpita? Sì, assolutamente la cosa che mi ha più colpito, partendo già dal nome, Pescara Vive in Rete, perché credo che in questo momento di enorme difficoltà per il commercio in generale, fare rete sia la risposta giusta per i cambiamenti, per stare al passo con i cambiamenti del mercato. Insieme sicuramente si ha più forza e si riesce a superare il momento. È stata la risposta ad una necessità concreta? Assolutamente, infatti l'idea è partita durante il periodo del lockdown per non essere fermi, inermi di fronte a un momento veramente di grossa difficoltà. Il mercato chiede questo perché ovviamente c'è un grosso sviluppo dell'online e allora abbiamo detto perché non tutti insieme, sicuramente abbiamo più forza in questo modo. In un momento di difficoltà mi è piaciuto proprio il discorso di unione, il fatto che tutti insieme potessimo andare avanti in questo periodo un po' difficile per tutti e poi anche il fatto di poter far conoscere la nostra realtà anche oltre Pescara, quindi diventa una vetrina sul posto, una vetrina fuori, a me questa è piaciuta come idea. E a tutto questo devo dire che mi è piaciuto proprio come è stato creato, perché è molto semplice da utilizzare, quindi in questo momento poter andare avanti in un momento di difficoltà. Dunque ho apprezzato molto anche la praticità del progetto, la concretezza. Sì, molto la praticità perché è veramente fatto bene. Quando me l'hanno proposto io ho visto il progetto veramente facile da usare, facile da poter utilizzare da soli e quindi e poi anche il fatto che erano tante attività della nostra città che venivano messe diciamo in rete e quindi l'unione fa la forza. Che cosa ne pensa di questo progetto Pescara Vive in Rete? Lo trovo molto bello, abbiamo iniziato durante la quarantena a aderire a questo progetto. È bello perché non è solo un negozio online, ma raggruppa tutti i commercianti di Pescara, la maggior parte, di tutti i settori diversi e fa conoscere la città oltre Pescara. Anche Fox Italia ha aderito a questo circuito, a questa piattaforma di marketplace, Fox Italia, che fin dagli anni 90 è stata il simbolo della movida pescarese dell'aperitivo. Ma cos'è che l'ha spinta ad aderire con grande entusiasmo a questo progetto? Non è stato difficile aderire a un progetto come questo per noi. Pescara è la città dell'aperitivo da sempre, da che si ricordi. Quindi i migliori bar della città hanno sempre vissuto sull'aperitivo, ne hanno fatto oltre che un business, anche uno stile di vita, hanno imposto uno stile di vita ai pescaresi, o forse i pescaresi già ce l'avevano nel loro DNA. Fox è ovvio che non poteva non aderire, con tutto un clima di nuova rigenerazione di questo momento di consumo. Abbiamo visto che durante il lockdown 8 persone su 10 non aspettavano altro che andare a fare un aperitivo. A questo punto, per non ripetermi, essendo l'aperitivo una cosa che non la ordina il medico, vuol dire che era un desiderio della città, quindi eccoci qui, Pescara vive in rete, ma è l'aperitivo che vive in rete. Fin da subito noi abbiamo voluto illustrare questo nostro progetto all'assessorato al commercio del comune pescarese e delle associazioni di categoria più rappresentative. La nostra speranza era quella di creare una sinergia forte che aiutasse tutti. Loro in realtà hanno ritenuto di non fare squadra e credo si muoveranno autonomamente forse in futuro. Noi abbiamo pensato che fosse indispensabile per noi e per i nostri colleghi e quindi la città e anche i cittadini in quel momento essere presenti nel momento più critico e abbiamo messo a disposizione da subito uno strumento performante. Per cui invitiamo la cittadinanza a familiarizzare con questa nuova forma di mercato cittadino e gli operatori a visitarci e a salire a bordo con noi.